Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, è iniziato il tempo dell'avvento, il tempo che ci prepara la celebrazione del Natale. L'avvento deve essere un tempo di silenzio, di attesa, di più intensa preghiera e di più generosa carità fraterna. Le letture di questa prima domenica d'avvento ci danno delle preziose indicazioni per come trascorrere le quattro settimane che ci separano dal Natale. La prima lettura ci dice Venite, camminiamo nella luce del Signore. Camminare nella luce del Signore significa uscire dalle tenebre del peccato e mutare completamente corso la nostra vita. Quella prima domenica d'avvento inizia un nuovo anno liturgico e deve essere anche una vita nuova per noi. Si deve rafforzare l'impegno di camminare sempre nella luce di Dio, rinunciando al peccato e a tutte le opere del maligno. Nella seconda lettura San Paolo Apostolo ci indica chiaramente quello che deve essere il nostro impegno. Egli ci esorta a svegliarci dal nostro torpore e ci dice è ormai tempo di svegliarvi dal sonno perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. Bene ragione, San Paolo ci esorta a svegliarci per il fatto che siamo addormentati. Siamo cristiani ma non viviamo da cristiani. Subito dopo San Paolo così ci esorta, la notte è avanzata, il giorno è vicino, perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Cosa sono le opere delle tenebre? Sono i peccati per i quali noi ci allontaniamo sempre di più dalla luce divina. Quante sono le opere delle tenebre ai nostri giorni? mai come in questo tempo stiamo brancolando nel buio e Enrico Medi celebre scienziato morto pochi decenni fa diceva che questa nostra epoca sarà ricordata nella storia come la più barbara che ci sia mai stata cosa dobbiamo fare dunque per tornare sulla retta via illuminata dalla luce del giorno dobbiamo svegliarci ovvero convertirci per mezzo di una buona confessione, domandando sinceramente perdono dei nostri peccati. E come dice il Vangelo di oggi, dobbiamo poi vigilare, ossia rimanere svegli. Gesù lo dice chiaramente, vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Vegliare significa perseverare nella grazia di Dio in modo da essere trovati pronti quando il Signore verrà. Il Signore è venuto una prima volta duemila anni fa, verrà poi alla fine dei tempi nella gloria della sua divinità, ma tra queste due venute vi è una terza venuta che avverrà per ciascuno di noi. Questa venuta ci sarà al termine della nostra vita. Non sappiamo quando sarà il momento della resa dei conti. Gesù, per questo motivo, ci esorta alla vigilanza e per farci comprendere meglio questa incertezza, adopera il paragone di un ladro che giunge all'improvviso. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Per questo motivo dobbiamo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo della nostra vita e il primo della nostra conversione. Seguendo l'insegnamento di San Bernardo si può parlare di un'altra venuta che avviene nel silenzio e nell'ineffabile dolcezza della contemplazione. Si tratta della venuta di cui parla Gesù nel Vangelo. Se uno mi ama, conserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Anche noi potremo gustare la dolcezza di questa venuta di Dio nel nostro cuore, se riusciremo a dedicare il dovuto tempo alla preghiera, una preghiera fatta con il cuore e con tutta l'attenzione della nostra mente. Il tempo d'avvento è il tempo propizio per fare più silenzio e per dedicarci a questa preghiera interiore. Volendo perciò terminare l'omelia con un proposito pratico di miglioramento, vorrei indicare proprio questo, amare e ricercare il silenzio, perché nel silenzio si trova Dio. La Vergine Maria ci aiuti a meditare nel nostro cuore la parola di Gesù e a sentire, per quanto è possibile, l'ineffabile presenza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo che dimorano dentro di noi. Siano lodati Gesù e Maria.